Innanzitutto, grazie mille, sono contentissimo di essere qua, di vestire i colori nero-verde. E i miei genitori sono rumeni, sono tutti e due rumeni, però io sono nato e cresciuto a Chieri, in provincia di Torino, e la mia infanzia l'ho passata nel quartiere, che si chiama Quartiere Maddalene. Io appunto vengo dalle popolari, però i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla. E infatti io a loro devo tutto quanto. Sono stati i primi che hanno creduto in me e sono stati loro che mi hanno permesso appunto di poter giocare a calcio. Quindi io a loro non smetterò mai di ringraziarli, anzi penso che tutto il merito sia loro e poi appunto delle persone che mi hanno dato la fiducia e che mi hanno permesso di poter essere qua. Sì, io la mia prima esperienza nel mondo calcistico l'ho fatta quando avevo 9 anni alla Leochieri e lì feci solo un anno. Poi l'anno dopo andai al Torino, anche al Torino passai lì un anno e dopo andai subito alla Juve e alla Juve feci 6 anni, 6 anni dove comunque sono cresciuto tantissimo, mi hanno insegnato anche loro comunque l'educazione oltre ai miei genitori, sono stati come appunto dicevo prima dei genitori per me. Quindi anche la Juventus devo tantissimo e per me è stato importante appunto passare la mia infanzia lì, fare quei 6 anni che sono stati veramente oltre a livello calcistico che mi hanno dato tanto, ma anche a livello umano. E poi dopo la Juve andai in prestito al Chieri un anno e lì feci la Juniores e dopo quell'anno lì decisi cioè, assieme al mio agente di andare al Tatran Preso, che è una squadra slovacca, e lì l'esperienza feci con la Primavera e poi ho avuto anche la fortuna di fare l'esordio in prima squadra. Ma ho fatto questa scelta qua di andare in Slovacchia più che altro per vedere un po' com'era il mondo al di fuori dell'Italia. E per capire nuove culture, nuove tradizioni, quindi per me era importante mettermi in gioco alla prova in un'esperienza totalmente diversa da quelle che avevo vissuto in passato, quindi per quel motivo ho deciso di andare lì. È stato un periodo molto formativo quello in Serie D, comunque ripartire dagli dilettanti e mettersi in gioco non è mai semplice. Però penso che sia una cosa importante perché comunque la gavetta ti permette di arrivare poi pronto quando si riesce a fare il salto di categoria. E quindi per me sono stati veramente dei anni importantissimi quelli che ho passato nei dilettanti. Ma io al direttore Angelozzi lo ringrazierò sempre perché lui è stato il primo a darmi la possibilità nei professionisti e mi prese allo Spezia. Durante il Covid, poi lì non firmai più e lui quando firmò per il Frosinone, la prima cosa che fece mi portò lì con sé. E per me questa è una dimostrazione che quando trovi le persone giuste, che credono in te, ti danno quella marcia in più. Ma quando mi è arrivata la chiamata lì dallo Spezia, appunto da Angelozzi, ero quasi incredulo perché comunque fare un salto di due categorie è una cosa che uno sogna, no? Quindi per me poter arrivare in Serie B partendo comunque dai dilettanti senza fare la Lega Pro era qualcosa di inimmaginabile, no? Quindi ero emozionatissimo e super contento. Ci ho sempre sperato e anche creduto e io poi ho basato sempre tutto quanto sul duro lavoro e dedizione. Per me penso sia la base per poter poi fare qualcosa di importante e penso che sono delle caratteristiche che ti permettono di poter fare poi tanto. Ma l'ultimo anno a Frosinone è stata un'annata fantastica, un'annata che non ci aspettavamo inizialmente, però poi con il tempo abbiamo formato una squadra che appunto ci ha permesso di fare qualcosa di importante e infatti secondo me la nostra forza dell'anno scorso è stata appunto quella della squadra, che eravamo tutti uniti, andavamo tutti verso un'unica direzione, che era quella comunque del lavoro, di lavorare giorno dopo giorno
e con la mentalità giusta, focalizzati su comunque l'obiettivo di pensare ogni partita, gara dopo gara, e secondo me questo è quello che ci ha permesso di fare l'annata che abbiamo fatto. La scelta di venire a Sassuolo è stata semplice, perché quando comunque ti arriva una chiamata da una società così importante che valorizza bene i giovani, hanno strutture importanti, comunque è una società consolidata in Serie A, è qualcosa che comunque tutti sognano, io in primis, e quindi non ho mai esitato nella scelta. Cioè, quando ho saputo dell'interessamento ero entusiasta, contento, lo sono tuttora, e non vedevo l'ora di poter appunto, cioè, di poter far sì che si potesse concretizzare la cosa. Ma i primi giorni di ritiro stanno andando bene. E con i compagni anche mi sto trovando alla grande, sono tutti disponibili, pronti comunque a darmi una mano, a insegnarmi, perché comunque ho tanto da migliorare e prendere spunto da loro. E quindi per il momento posso dire che sta andando alla grande e io sono focalizzato appunto nell'imparare il più possibile da loro, nel migliorare. E poi nel poter lavorare forte e con dedizione. Ma a me avevano raccontato di come fosse qua a Sassuolo e penso che di quello che mi immaginavo è molto di più, c'è cioè molto di più davvero. Non ero abituato a un contesto così professionale e con così tante strutture e quindi per me è l'ambiente perfetto per poter crescere e migliorare. Ma il mister mi sta dando tantissime indicazioni e appunto mi sta aiutando nell'inserirmi nella squadra, nella categoria, perché comunque è una categoria totalmente diversa. So di dover comunque migliorare tanto, di dover imparare tantissimo, però appunto mi sta dando una mano e sto cercando di capire il prima possibile di poter poi entrare nei meccanismi appunto che ci richiede e nei meccanismi della squadra. Ma l'obiettivo della mia stagione è quello di pensare giorno dopo giorno, di poter migliorare il più possibile e di comunque fare uno step importante, quello di poter riuscire a fare la categoria. Ma io ho fatto la mia prima esperienza nazionale in quella rumena. Perché comunque i miei due genitori sono tutti e due appunto rumeni e quindi l'ho fatto più per loro, però ho avuto problemi con la lingua perché comunque io non lo so parlare, non lo capisco e per questo motivo ho avuto anche difficoltà nell'inserimento e poi quando ho ricevuto la chiamata della nazionale italiana per lo stage, per me è lì che si è veramente realizzato il sogno e quello che desideravo realmente. Perché appunto io mi sento italiano al 100%, sono nato e cresciuto a Chieri, e quindi mi sento chierese e per questo motivo la mia scelta è quella di andare in quella italiana come nazionale. Ma io ho avuto la dimostrazione, soprattutto negli anni dei dilettanti, che quando saltai la preparazione poi ero indietro confronto agli altri. L'unico anno che l'avevo fatta, poi sono riuscito a mettermi in mostra e poi appunto a fare il salto di due categorie. Quindi penso che la preparazione sia importantissima per poter stare al passo di tutti e potersi mettere in mostra. No, il mio unico hobby è quello di giocare cioè giocare a calcio, anzi quando ero poi piccolino la mia infanzia l'ho passata sempre al campetto rosso che c'era lì vicino a casa. E quindi è sempre stato quello il mio hobby, giocare con i miei amici a calcio, passare tutto il tempo lì con loro. Ciao Nero Verdi, sono più carico che mai e motivato per poter dare una mano alla squadra e a voi a fare una bella stagione. Un grandissimo abbraccio e forza Sassol! L'ho detto bene?